Allora, sono qui con SolidWorks e ho costruito questo assieme. Questo assieme, dunque, sono questa coppia di ruote dentate coniche. Naturalmente l'ho fatta in modo particolare di mantenere la stessa, più o meno la stessa lunghezza della faccia, naturalmente presa sul diametro primitivo. E adesso vado a modificare questa variabile che ho creato nell'assieme, che poi mi si lega con le variabili che ci sono in queste due ruote dentate che sono uguali. Ok? Naturalmente cambierò l'angolo totale di accoppiamento, l'angolo dei due coni. Qua io voglio vedere, queste qua sono state create con l'approssimazione di thread gold. Naturalmente, essendo un'approssimazione, hanno un'interferenza se sono perfette, cioè io queste le ho disegnate perfette, di solito poi le accorciano un attimo, invece io qua sono disegnate perfette. Adesso vado a vedere con rilevamento interferenza, calcolo, quando sono a 90 gradi, vediamo cosa succede. Dunque ho 1.66 0,93, ok? Ripeto, le ho fatte in modo che abbiano la stessa lunghezza. Adesso provo a cambiare, vediamo, vado qua, gestisci equazione e qui proviamo a mettere 60. Ok, faccio ok, in automatico dovrebbe cambiare tutto. Ok, adesso ci mette un po' di tempo e si posizionano giusto con l'angolo a 60, ok, tra qui e qui, 60. Vado a valutare il rilevamento interferenza, naturalmente sempre lunghe 50 calcola. E dunque l'interferenza che ho qui, si vede benissimo qui, ok, la vediamo qua, vediamo qui, ne ho una di 1,1 mm cubici, quest'altra è uguale, questa qui, posto di qua, e poi ho 0,54 e 0,54 di qua, ok. Adesso proviamo ad andare a vedere se funziona tutto. Proviamo ad andare a vedere 45, proviamo così. Ok, 45, vediamo cosa succede. E andiamo a vedere, a valutare poi sempre. Speriamo che funzioni tutto. Ok, perfetto. Sempre rilevamento interferenze, calcola. Siamo passati a 45, vediamo come cala, no, l'interferenza 0,96, siamo passati da 1,1 0,96 e poi da 0,64 0,45. Poi naturalmente sono sempre in quella Subscribe. posizione lì, ok? Subscribe. Eccola qui. Ok, e poi ce l'ho qui. Ok, va bene. Posso anche fare così, io 45, adesso andiamo a vedere, gestisce equazioni, andiamo a vedere 30, ok, numero di denti non cambia perché è già fissato, non so, forse 40, adesso non mi ricordo se sono 40 o 30, qui cambia solo e lo fa tutto in automatico, rimane su 50, andiamo a vedere rilevamento di interferenza, calcola adesso con 30, abbiamo. Dunque con 30 sto prendendo nota, siamo passati da 0,9, l'errore cala, però cala sempre di meno. Ok, e adesso andiamo a vedere fino a dove arriva questo assieme, tutto disegnato con evolvente, con naturalmente l'approssimazione di thread gold, fino a dove arriviamo, abbiamo detto 30, adesso proviamo 20, ok. Lui fa i suoi calcoli, vediamo 20, andiamo a vedere l'errore, se cala. Ok, andiamo a vedere, rilevamento interferenze, calcola. Dunque, sì, di poco, 0,89 e 0,39, adesso caliamo proprio di poco. Ok, e andiamo poi di nuovo, vediamo se riusciamo ad arrivare fino a 10, non lo so perché non ho tentato. Fino a 10, ok, vediamo cosa succede.
fino a 10, ok, siamo così. Naturalmente qua loro sarebbero più lunghe, solo che io sono andato a tagliarle apposta per più o meno dare un senso dell'errore uguale, no? Insomma, rilevamento interferenza, calcola, e qui siamo, e qui invece mi aumenta, qui siamo a 10, non so perché ho 0,93 e 0,41. Ok, dovrò vedere perché aumenta l'errore, poi siamo qui, siamo sempre, ok, e siamo sempre qua. Vabbè, ho il rumore di Google, vabbè. Ok, adesso proviamo l'ultima cosa, proviamo ad andare a 5. Ok, vediamo se ce la fa. Vediamo se ce la fa. Ok, ce l'ha fatta. Vediamo. Andiamo, sono curioso. Rilevamento di interferenze, calcola. E adesso qua è diminuito da 5. Ok, dunque 0, vuol dire 10 totale. 0,8 e andiamo su 0,35. Adesso, perché teoricamente questo qui, quando io sono, dovrebbe tendere a 0 questo, quando l'ideale che, però il mio non ce la fa con 0 gradi, però con questo il più piccolo possibile dovrebbe tendere a 0. E dunque adesso andiamo a provare 2, 2,5, facciamo 2, dai. Vediamo se funziona. Non l'ho mai fatto, non l'ho mai provato, vediamo. Mi scrivo 2, non funziona. Dovrebbe funzionare. Subscribe. Ok, vediamo. Subscribe. Però dov'è? Eccolo qua. Eccolo qui. Eccolo qui. Vado in rilevamento di interferenze, calcola. E ho 0,99 con 2, 0,99 e poi 0,36. Dunque, non è teoricamente dove, può darsi che ci sia qualcosa di sbagliato. Vabbè. E adesso proviamo ad arrivare a 1. Ok, 1, 1, ok. E dovrebbe tendere poi a una ruota praticamente, eccola qui, una ruota praticamente quasi spura, quasi. Ok, andiamo a vedere, sono rilevamento interferenza, calcola. E allora io adesso ho con 1 ho 1,01 e 0,36, non è cambiato, proviamo a vedere l'ultima cosa, vediamo se riusciamo a fare 0,1. Ok, vediamo. No, non ce la faccio, non ce la faccio perché ho un errore e non ce la faccio. Vediamo se riusciamo a 0,01 e vediamo se riusciamo a fare, se torna indietro 0,5. Vediamo se ce la fa. Sì, 0,5 ce l'ha fatta. Vediamo dove siamo. Ok, andiamo a valutare rilevamento interferenze, calcola. E rimane 1,01 e cala, no, è 0,37. Vabbè. Allora, ripeto, la ruota dentata la giusta perché l'ho confrontata con un software professionale. Il fatto dell'ingranamento che ci sia interferenza è dovuto, a mio avviso, all'approssimazione di threadgall, difatti di solito i denti gli viene tolto con il cosiddetto clearance, no? Il dente viene fatto
un pochino più piccolo. Qua era di dimostrare, che però non ho dimostrato, magari si potrebbe andare a vedere perché, che questo errore, man mano che l'angolo dei due coni, la somma dei due coni, delle due ruote dentate, cala, allora calava anche l'errore. Però, da come ho visto, qui fino al 20, cioè la somma dei due, con un rapporto a 1 qua, né, naturalmente, cala. Però poi dopo 10 aumenta, al 5 cala, e poi invece da 5 in giù ho dei problemi che aumenta, dunque quello che vi riesco è il 5, però bisognerebbe capire bene perché. Comunque, come si vede, l'errore ce l'abbiamo, sopra e sotto il raggio primitivo, dunque questa ruota dentata dovrebbe essere proprio giusta, però naturalmente l'approssimazione di Thread Gold è proprio un'approssimazione e dunque questa interferenza ce l'ho. Ecco perché devo ridurre il dente, no? Devo mettere questo che gli inglesi chiamano clearance. Vabbè, spero di essere stato utile e ci vediamo alla prossima, arrivederci.